non ci dice forse lo Spirito Santo che come l'anima si accosta a Dio deve prepararsi alla tentazione? Su dunque, coraggio, mia buona figliuola. Combatti da forte e ne avrai il premio riservato alle anime forti. Vogliamo accogliere questa esortazione di San Pio, ricordandoci che Gesù ha donato lo Spirito Santo a chi crede in Lui e quindi abbiamo la possibilità di incontrare il Signore e grazie a questo incontro con Lui essere capaci di resistere alle tentazioni. Ecco il combattimento che noi dobbiamo affrontare tante volte nella nostra giornata, che sia fatta veramente, sia fatto questo combattimento con l'aiuto e il soccorso di Dio. Da soli non riusciremo mai a vincere, ma con Lui e per Lui noi saremo forti e resisteremo alle tentazioni. Accostiamoci perciò allora con la preghiera al Signore e facciamo sì che Lui ci possa guidare sempre a una scelta buona nella nostra giornata. Non vogliamo seguire i consigli o gli inviti di tante altre persone, ma soprattutto quello che il Signore ci dice nella Sua parola. Vogliamo essere sempre nella disponibilità a seguire il Signore, nella possibilità che noi abbiamo, seguendo Lui, di essere forti e di poter giungere al premio che Egli ci promette per la vita eterna. Buona giornata a tutti voi.